Allora partiamo da qua a fare la recensione della moto, vai, però dopo ci spostiamo perché più qua è pieno di facce di cazzo che ti... Ah, smetto per favore. Casa Verde Chill. Oggi siamo qua a Gorla, abbiamo questo CR250 del 96, 94, penso che cazzate che sto dicendo. È un replica Maigrette, niente, la moto è molto bella, molto curata, è sempre il nostro amico Ugo che ci sta fornendo praticamente il parco moto per questa nuova serie che è Radio Macello Van. So che vi romperete le palle di vedere sempre Gorla. Se volete far provare la vostra moto non c'è altro che da mandarci una direct in Instagram e noi veniamo. Ciao a tutti. Questa qui è un CR2,5 due tempi del 94. La moto che è stata. Che l'ho presa da un ragazzo, adesso sono diventati amici, non lo uso mai, sempre sotto un telo. Oggi sarà qualcuno che mi fa sganchire il pistone, io no. Totalmente originale, infatti ha ancora i suoi adesivi originali sul parafango e sul forcellone. Anche del plastico originale, ma le ho tolte, le ho messe giù là perché non volevo rovinarle, ecco. Ridicolare è orribile. Ridicolare. E ho finito le mani. No, figa, mi fate venire l'ansia. Girati. Un po' strana, è una moto del 94. Dirvi che è come entrare in un altro mondo. Mi
nel senso, le pedane ad esempio, provate a vedere, non sono le sue originali, però sono abbastanza dell'epoca, abbastanza strettine. Ecco, la cosa che vi verrà più naturale è sentire che ogni tanto non trovate le pedane quando atterrate dai salti oppure in piena curva. Tutti i piedi che vanno da tutte le parti, non sono le pedane moderne, questo è già non a sfavore, però particolare di una moto di così tanti anni. Il problema è che proprio vi sembra di catapultarvi. Presente quando vedete degli anni 90, vedete i piloti che praticamente guidano con uno stile completamente diverso da quello moderno? Ecco, quella è la risposta. Bisogna guidare la moto non in maniera moderna, per quanto io non sia veramente il massimo esponente della guida moderna, però è veramente uno stile completamente differente, molto più scorrevole. C'è veramente una profonda differenza guidare una moto di 20 anni fa e guidare una moto anche due tempi, ma molto più moderna e aggiornata. Poi dopo di motore ce n'è, la moto si comporta bene fondamentalmente, dovete solo cambiare stile di guida.